Siamo arrivati alla fine del corso sul potere delle azioni, facciamo come al solito un riepilogo finale della giornata di oggi. Che cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto quali sono le regole dell'evoluzione, le regole del cambiamento e quindi le regole del successo, che tutto è duale. La libertà, abbiamo sempre la libertà di scegliere, abbiamo sempre il potere di cambiare in maniera consapevole, perché tante volte cambiamo in maniera non consapevole, sono le altre situazioni che ci portano a cambiare di conseguenza, che tutto accade per un motivo e che comunque tutto cambia. Poi abbiamo parlato della creatività, abbiamo fatto gli esercizi di creatività. La creatività che cos'è? La capacità dell'espressione di sé e rappresenta a volte la libertà che si racchiude nella risoluzione delle situazioni. Quindi attraverso la creatività noi possiamo creare la nostra unicità e possiamo di conseguenza cambiare e ottenere il nostro successo. Che cosa? Siccome la creatività non è un dotto, non è una dote naturale, ma comunque è una caratteristica del nostro cervello che possiamo alimentare. Come si alimenta? Attraverso il gioco, attraverso la calma mentale, attraverso la curiosità, attraverso l'attività fisica, perché va a ossigenare il cervello, quindi migliora la nostra capacità creativa, attraverso l'attenzione sulle cose importanti e ovviamente eliminando tutto quello che non ci serve per evitare di sovraccaricare il cervello e quindi fare in maniera tale che le nostre intuizioni vengano ascoltate in maniera concreta dal nostro cervello, ma soprattutto che noi le riconosciamo e le trasformiamo poi in creatività. Ovviamente facendo esercizi di brainstorming, sospendendo il giudizio fondamentale e utilizzando il pensiero laterale che abbiamo visto ieri. Come funziona il ciclo di creatività? Per creare bisogna dare comunque degli input per fare in maniera tale che il nostro cervello incominci a elaborare, quindi bisogna preparare, dopodiché il nostro cervello incomincerà a elaborare, quindi sarà una fase di incubazione o di elaborazione. È come quando noi piantiamo il seme, c'è un periodo, comunque il seme, anche se non lo vediamo, sta in qualche maniera germogliando, anche se non lo vediamo fuori, le nostre idee comunque stanno lavorando. Quindi il nostro cervello, una volta che gli diamo degli stimoli, continua a lavorare. Per quello è fondamentale concentrare l'attenzione sulle cose importanti, perché se noi concentriamo l'attenzione su cose inutili, cosa succederà? Che troveremo nella nostra vita cose inutili. Poi arriva l'illuminazione, quindi per avere l'illuminazione quella frase, quell'idea che può essere in grado di cambiarci e migliorare la qualità della nostra vita, dopodiché andremo a fare la verifica logica e andremo a vedere come può essere attuato. Gli esercizi che abbiamo fatto oggi nella pianificazione e nella creazione dell'idea servono soprattutto per fare in maniera tale che la nostra parte logica sia soddisfatta, come la nostra parte emozionale. Ricordatevi la pianificazione delle cose da fare, come farle e soprattutto seguite lo schema di pianificazione giornaliera. Ok? Poi cosa abbiamo visto ancora oggi? Abbiamo visto i 10 C che servono per ottenere, per migliorare la nostra capacità d'azione e quindi ottenere più risultati concreti nella nostra vita, che sono la costanza, il coraggio, la creatività, il credo, la consapevolezza, la concentrazione, la competenza, la concretezza, la congruenza e la condivisione e la collaborazione, perché viviamo nell'era della condivisione e della collaborazione. Se volete portare, quindi creare un grande obiettivo, ricordate che dovete coinvolgere più persone possibili. Poi abbiamo visto i 6 modi per avere buone idee, che non lo metto all'interno del filmato perché comunque è coperto dal nostro copyright. Quindi voi sapete, ve lo ricordate, piuttosto finito il corso lo rivediamo un attimino insieme. Quali sono i 6 modi per avere un'idea originale e unica. Poi abbiamo visto come impariamo per emulazione, impariamo per apprendimento, quindi per lo studio, e impariamo per scoperta personale e per problem solving. Abbiamo visto anche, abbiamo sperimentato le 3 tecniche di base per essere costanti, che sono prima il piacere e poi il dovere, l'allenamento e la pianificazione. Detto questo, vi voglio ricordare le date della Freedom Way, quindi la Via della Libertà del prossimo anno. Come sono organizzate? Siccome quello che noi abbiamo nella nostra vita materiale è dettato e creato grazie all'impulso creato dal nostro spirito, quindi dal potere della nostra energia, che è il potere della mente, il potere dell'emozione, il potere dell'anima, i primi corsi del prossimo anno saranno proprio mirati alla libertà spirituale e di conseguenza ci porteranno alla libertà personale, alla libertà professionale, alla libertà finanziaria. Il primo corso sarà il potere dell'anima, sempre in versione venerdì
sabato e domenica. Da venerdì sera arriveremo e escluderemo tutte quelle che sono le nostre influenze. Avete visto come è importante riuscire a isolarsi dalle influenze esterne, dagli ambienti energetici, piuttosto dalle persone che possono in qualche maniera influenzare il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di sentire le cose. Quindi il potere dell'anima, da venerdì sera a domenica, sarà il 11, 12, 13 marzo, e ovviamente il potere dell'anima lavoreremo soprattutto sulla libertà spirituale, di conseguenza sulla libertà personale, di conseguenza sulla libertà professionale e finanziaria. Il secondo corso, il potere della mente, sempre venerdì, sabato e domenica, lavoreremo proprio sulla nostra, andremo ad aumentare non le potenzialità, ma andremo a sfruttare al meglio il potere del nostro cervello, quindi a utilizzare al meglio le capacità del nostro cervello, che sarà il 20-21-22 marzo, e lavoreremo sulla libertà personale, sulla libertà spirituale. Terzo corso, il potere delle emozioni, che andrà a lavorare sia sulla libertà spirituale che sulla libertà personale, sarà il 14, 15, 16 d'ottobre, e qui invece proprio andremo a lavorare sullo spirito, andremo a lavorare sulle emozioni, quindi soprattutto a riconoscere le emozioni dominanti, quelle che ci portano a rivivere la nostra vita, le situazioni in maniera ciclica. Andremo a lavorare sulle paure di base, andremo a trasformare, a riconoscere, ad accettare e a trasformare le nostre emozioni, ovviamente, per poi avere lo spirito, l'energia per poi concretizzare quello che vogliamo nella nostra vita. E ultimo, ma non ultimo, che è il corso più tecnico, che avete visto, chi di voi ha fatto tutto il percorso, ha visto che è un corso molto, molto, molto tecnico. Non che negli altri non siano tecnici, ma cambia molto il format, perché è proprio un corso sulla materia. E il potere delle azioni verrà fatto il 16, 17, 18 dicembre, e ovviamente andremo a lavorare sulla libertà personale, professionale, e soprattutto economica. Quindi andremo a creare quei progetti in grado di migliorare e cambiare la qualità della vostra vita. Prima di concludere, vi ricordo che è fondamentale passare dal desiderio all'azione, come desiderando una vita migliore, sognando in grande, cambiando il punto di vista, creando alternative ed opportunità, definendo un obiettivo concreto, pianificando la realizzazione dell'obiettivo, concentrandoci su ciò che è veramente importante e utile, credendo noi e nella possibilità di realizzare il nostro obiettivo e quindi il nostro sogno, eliminando il superfluo, quindi tutto ciò che ci rallenta, ci impedisce di ottenere quello che vogliamo, aumentando le nostre competenze, quindi non solo andandoci a formare, ma andando a sperimentare. I corsi del metodo, avete compreso, che si basano su formazione, sperimentazione, condivisione e collaborazione, perché quando un'informazione viene applicata diventa competenza, solo quando viene applicata diventa competenza, quindi è fondamentale applicare quello che voi imparate. E ultimo, agire con costanza, quindi ricordatevi di seguire il programma di 21 giorni che abbiamo definito insieme. Ci possiamo trovare insieme per poi andare a monitorare i risultati ottenuto. Detto questo, vi auguro buona azione.